professor Checco Docs. Lei pensa di vaccinarsi? Ma secondo te, se uno cascato giù dal Titanic che sta affondando, gli sta affondando addosso, l'acqua è fredda e ghiacciata, questo qua poverino non sa neanche di nuotare, quella stronzetta bionda che faceva le firme, non lo fa neanche salire sulla zattera, se gli tira non salva gente, sta lì a dire se il salvagente c'ha la paperella o il cagnolino, lo prende, è contento e basta, no? Questo qua era per fare un metaforismo, no? Per introdurre un concetto più scientifico, più serio, adesso metto pane un pochino più serio. Spieghiamo un pochino come funzionano i vaccini, gli antivirus. Come funziona, come si installano questi antivirus qua con altrui. Allora, quello più diffuso adesso, lo Pfizer, Sniffer, lì, lavora a meno 70 gradi sotto zero, che praticamente vuol dire che quando, capito, un virus italiano lo incontra nella pancia dell'uomo, così, lo vede e fa, meno 70 gradi, si fa così. Aspetta che scappo via prima che mi prendo qualcosa. Per cui, capito, funziona meno 70 in Italia. No, in Italia funziona. In Siberia, dove i bimbi giocano tranquilli, meno 300 gradi sotto zero, con la manica corta, così. Se quell'antivirus lì incontra un virus siberiano lo vede, fa meno 70 gradi. Cioè, gli ride in faccia e fa, ma allora sei una stufetta, gli corre addosso e lo braccia. Non funziona con un virus siberiano. Putin, che di virus, di veleni ci capisce in generale, capito? Allora, ci penso io, poi siccome lui è un po' sborone di natura, no? Faccio io il missilone, lo Sputnik. Quindi praticamente il suo non è un vaccino, una mega supposta colorata di colore, sulla sua faccia in punta, con l'antenna davanti, che insomma non è che sei contentissimo di metterti su per il culo, per cui ti guardi intorno, cerchi delle alternative, no? Ad esempio c'è il Moderna, che è sto le figlie così si intendono di queste robe qua, così l'antivirus, il Moderna può andare bene per me, e mi fa no, dai papà sei vecchio, non si mette il vaccino nuovo nell'otre vecchio, te lo puoi scordare, insomma mi ha fatto capire. Allora, l'ultimo, quell'altro era l'AstraZeneca, che quello lì invece hanno detto proprio ad personam, per me no, cioè 55 anni te lo scordi, 55 anni e mezzo, basta, non posso prenderlo. La situazione quindi è un po' anche di drammatico, perché sto qua che sto aspettando il piano vaccinale che comincia 150 anni, 140 anni, cioè. Io ho come una vaga idea che secondo me quando arrivano 57, 56, 55 e mezzo finisce, non c'è più. Non c'è più lo Pfizer, non c'è più. A quel punto Moderna mi ha detto che non posso, Alka-Seltzer sopra 55 non te lo danno. L'unico è lo Sputnik. Ora, cioè piuttosto che il Covid mi prendo anche uno Sputnik nel culo, però almeno spero che prima di montarmelo dentro smontino gli alettoni. Ah, iscrivetevi al canale, se no vi mando lo Sputnik a casa con gli alettoni.